faremo l'albero e addobberemo un pochino il loft. Facciamo questo video e ogni anno il nostro albero è sempre peggiore. Questo perché non abbiamo mai realmente studiato i colori, le color coordination, e diciamo che io e Jimmy cercavamo di darci un pochino il contentino, cioè io albero innevato, lui palline super tutte colorate, però non stavano molto bene. Quindi avete presente che su Instagram, YouTube, tutti quelli che creano i contenuti hanno sempre un albero fantasmagorico? Bene, se è la prima volta che guardate uno dei nostri video di Natale, scoprirete che qui non è così. Ma quest'anno siamo studiati. Ho fatto una mini collection delle mie inspo di albero natalizie. Pinterest, mio credo. E l'idea è un pochino questa. Albero innevato, addobbi rossi e bianchi. Questo non c'entra niente, ovviamente. Eccolo qua. Questo è un pochino più trash, invece questi sono un pochino più eleganti. Abbiamo fatto un pochino di shopping perché avevamo le palline rosse, ma gli altri anni le abbinavamo con le palline blu. Mi chiedete perché? Quindi quest'anno siamo andati in giro alla ricerca di palline bianche, trasparenti, poco argentate, perché l'argento è un altro colore. Quindi dopo che abbiamo fatto shopping e siamo stati sia alla Rinascente a Milano che a Maison du Monde e basta. Non abbiamo voluto prendere troppe cose perché non sappiamo il risultato finale, quindi preferiamo metterlo su e poi andare a completare. Quindi, tutto è stato tirato fuori, iniziamo! Olè, che lo spirito del Natale sia con noi! Vi giuro, mi è arrivato tipo oggi, perché fino all'altro giorno ero il Grinch, non volevo sentire una musichetta né nulla. Ora sto entrando nel mood, è bastato mettere due lucine in casa che subito... Natale! Per un albero che facciamo oggi 8, salutiamo il 22 e tra una cosa e l'altra rivedremo a fine gennaio, perché poi vi racconterò perché. Abbiamo un monte di palline bianche, tantissime! Io temo che l'albero sia veramente piccolo. Ma è diminuito? No, non è diminuito, per nulla. È sempre il solito. Sembra sempre più piccolo. Sembra, ma non è. Vabbè, dai, ci viene bello... Bello palloso. La quantità di roba... Sono bellissimo. Guarda, viene bellissimo, Cioè... Allora, quest'anno lo facciamo così. Poi... Quest'anno lo facciamo carino, secondo me. Si va... vai. Microfono, dove te lo metto? E si mette qua. Vai. A vedi ora. Allora, Jimmy, ti sento, no? No, sta buona. L'hai messa ai contrari. No, è giusto, è giusto. È giusto. Ma io non lo giro. Ma tu che cosa vuoi... Ma mi dà super, no? Ok. Madonna, non ti cambia niente. Vai. Insomma. Poi non... No. Prova. Allora, ti sentono, te prego, eh. Madonna, è scomodissimo. E mettiti una maglietta. Jimmy, te lo devi tenere vicino. Vabbè, va. No, così è perfetto. Ma perché? Mi spieghi? Anche se devo guardare giù. Ma tu non fai così. Cioè... ho capito, ma se devo guardare giù... Guarda dritto. Madonna, vabbè. Aspetta, Non ci siamo. Mai. Basta, siamo pronti. Vai, carichi. Avanti. Carichi a molla. Via, allora. Io mi vedo buia, però. Vai a vedere. Le piccino sto a fare. Sarà bene tenerlo alto, vai. Perché? Perché almeno sembra più grosso.
Capito? Cosa? L'apertura. L'apertura c'è, ho pazienza. Ah, giusto, come ogni anno c'è da fare la tattica di... C'è da mettere sotto i rami più bassi, c'è da metterci un pochino di pellicola. Cosa? Ogni anno ci metto un po' di pellicola sotto per tenere i rami più in alto. Che pellicola? La pellicola, quella bianca, quella trasparente da cibo. Ma che di... ma dove... Te ne accorgi nemmeno, ma che vuoi sapere? Io non capisco. Lo vedi i rami? Ogni tanto vanno... No, più... dai! Ah, Giuro non era intenzionale. No, ogni tanto scivolano in giù. E te lo dico io. Sai, ma io ho sempre odiato aprire i rami. Le rame? Oh, le anzoni. No, perché poi c'è il copyright. No. Dai, tanto è stata. No, dai. È vero. No, dai, ma che tri. Ci si mette. Ma noi siamo un po' bui. A riguardo a sto buio, io non ne posso più. Poi come lo edito io il video? Io no, voglio mettere gli addobbi. Tu mica. No. Dai, via. Ascolta. Vabbè, posso iniziare a mettere le palline dalla mia parte? No! Comunque è veramente piccolo questo albero, eh? No, piccolissimo. E vabbè. Fa cagare. No! Ma come? Quello è piccolino. Io buono, neanche l'abbiamo messo su già fa cagare. Dove metto queste? Sì, vi c'è da mettere le luci. Come fo' a dirtelo? Lo vuoi capire che non ci si mettano le palline prima delle luci? No. Sì, allora le luci anche perché tu mi darai una mano, uno gira come un rincetrullito. Senti, aiutami a tirare giù questi. No, basta. Sono di rometti. Dai, smetti. Io tolgo le. Ma perché non c'è la musichetta? Vai, luci? Sono là. Ok. Tieni. Allora, com'è che si deve fare? Io tengo questo. Sì, vabbè, dove sì, si mette? Ma non lo devi mettere lì, tiro, no, cioè ci si avvicina l'albero tra un pochino. Cosa devo fare? Mettilo a terra, aiutami a girare con questo affare. Ma cosa devo girare? Anzi, o no, giri tu? No, perché se io giro così, lo vedi che si incastra, no, bisogna fare tre volte. Ok. Perché? Perché se non le metti, vabbè. Alla fine, Silvia, vanno sopra le palline. Ma che discorsi? Senti i quadri, stai portando via il quadro, Gigi? No, non lo sto portando. Sì, l'hai pestato. Ma... Vai. Anche quelli sono lì in mezzo. No, sei tu che gli sei andato contro. Gira la testa. Vai, andiamo direttamente giù perché tanto dietro qui non serve a nulla. So come scusa, ma possiamo fare una cosa carina, tipo che da qua va qua sui quadri? Vabbè. Sì, ci si mette un po' di scotch, va a pigliarlo su, per favore. Ora, subito, no, dopo. Vabbè. Vai, palline! Accendilo solo un attimo però l'albero, giusto per... Sei sicuro? E che? Si esplode? Non sono le luci più belle. Vabbè. Allora, le luci prima non ti vanno bene, poi ti vanno bene di nuovo, poi non ti rivanno bene, deciditi, ciccia. O ciccia. Non so, sono la mia più grande insicurezza in questo momento. Che sono blu. Ma effetto neve, ho capito sono blu, ma sono effetto neve. Ok. Ti piace o no? Sì, sono bianche, ci sta, ci può stare con l'albero. Allora, queste grosse dove le vuoi mettere? Sarà detto dentro. Dentro. Ma dove? Alla faccia di dentro, Silvia, però. Ma dentro dove la devo mettere? Io pensavo tipo qua, ma anche sopra se vuoi, ma tipo qua. La. Madonna, ma senza canzoncinelle è una tristezza imbarazzante. No. È buona canzoncina. Ci sta una pallina rossa. È che in fondo davvero è tanto vuoto.
Ma non di palline, oh, di rame. Vabbè, basta, è fatto così, Jimmy. Cioè... Mi dispiace, ma lì c'è un rosso. Ma va, guarda da qua, è tutto rosso. Rosso, 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 vabbè, rosso, no. Rosso. Bello. Mettiamo la punta. Siccome questo albero è sottodimensionato per questa casa, abbiamo sempre avuto case molto piccole e molto piene, quindi sembra uno spauracchio praticamente. Mi hanno deciso di alzarlo, quindi scatola sotto, ricoperta di carta. Vediamo se questa basta, ho paura che no. E vediamo di alzarlo un pochino. Ok, let's go. Giù. Allora, dobbiamo stenderlo un po' benino. Sicuramente sì. Sai che esistono tipo le delle coperte da mettere? Lo so, ho capito. Ah! Ho un'idea! Sì. Sì, forse ho capito. Ah! No, no, aspetta. Che è una coperta? Possiamo farla a metà? Cioè... Allora, l'idea l'ho avuta io. Adesso così, non è per appropriartene. No, vabbè, ma ti sto solo dicendo, è troppo grande. Questa l'hai avuta tu. Sembra intelligente. Ora è troppo stretta. Può essere. Vabbè. Questa idea è geniale, complimenti. Ma anche perché sto rosso è bello, quindi... Posso dire che al quarto anno di albero insieme, quest'anno ci siamo superati. Non so se in video rende, ma ragazzi, a noi piace tantissimo. Posso dire che è veramente bellissimo. Bellissimo. Abbiamo studiato, colpo di genio finale, super super contenta del nostro angolino. Guarda, bellino, bellino! Sì, finalmente, un albero decente. Bravi. No, cosa, scusa? Cosa? Ah, pensavo l'avessi fatto tu, tipo io bravo. Tutto io. Tu, guarda, per una volta... Brava, sei stata bravi. Quest'anno addirittura è stata pure brava a fare. Sono stata persino puntigliosa. Perché sono brava, puntigliosa e paziente. Ma cosa vogliamo di più? Troppa luce, cosa non vuoi di più, eh? Puoi dirlo? No. Niente. Come ogni periodo natalizio... Ci sta, eh? Cosa vuoi di più? Jimmy, cacciaci l'anello, Jimmy, cacciaci l'anello. Che palle. Andiamo. Bello, ho eh? Ho portato davanti Tiffany la settimana scorsa, non ha sortito nessuno. Guarda, ti è calata anche a te quando hai visto il prezzo del Tiffany. Ti è calata tantissimo, quindi non me lo venire a dire a me, per favore.